Allora, il quadro generale. Ora siamo tutti concentrati per le operazioni di ripristino delle situazioni colpite dal maltempo e per il ritrovamento degli ultimi due dispersi che ancora si registrano nell'area metropolitana. Siamo qui con la prefetta e ringraziamo tutti i soggetti che per tutta la sera e la notte hanno lavorato, dalla Protezione Civile Metropolitana a quella fiorentina, a tutti gli altri soggetti che fanno parte del coordinamento degli interventi di soccorso. Possiamo dire che la situazione dell'Arno è sotto controllo, possiamo anche confermare che ormai tutto il reticolo fluviale collegato all'Arno è fuori pericolo, però la situazione più difficile è su Campi Bisenzio, dove non solo c'è ancora un disperso, ma abbiamo molte famiglie sfollate. Abbiamo appena sentito il sindaco di Campi, stiamo inviando una colonna mobile a Campi Bisenzio con la Protezione Civile di Firenze. Inoltre stiamo incrementando le squadre di volontari con le idrovore e con i mezzi per la pulizia della viabilità, viabilità che è ancora molto critica in tutta la piana, in particolare a Campi. Dobbiamo far presto in queste attività di soccorso, di supporto e di diciamo, ripristino perché pare che, lo vedremo nelle prossime ore, le previsioni meteorologiche per il fine settimana non siano molto buone. E quindi il rischio è che diventino difficili le operazioni appunto di supporto e di soccorso. Abbiamo sul capoluogo di Firenze qualche problema legato a cadute di alberi, sulla viabilità fiorentina a causa delle raffiche di vento. Ricordo che ancora è in vigore l'allerta, codice giallo fino alle 18, salvo cambiamenti per le raffiche di vento che infatti rendono per il momento inutilizzabile anche l'aeroporto. Quindi l'invito che facciamo a tutti i cittadini è fare attenzione alle zone alberate, viali, parchi, giardini. Questi ultimi peraltro sono ancora chiusi per cautela e prudenza. E l'invito anche a muoversi a piedi o in auto con grande attenzione, con grande cautela su tutto il territorio fiorentino. Siamo in costante contatto con i sindaci delle zone più colpite, soprattutto l'Alto Mugello e la Piana, e ovviamente la cosa importante ora è che si trovino gli ultimi due dispersi di Campi e di Vinci. Abbiamo accolto con gioia la notizia che ci ha dato la prefetta a proposito del ritrovamento di uno dei dispersi a Campi, sano e salvo, purtroppo invece con dolore la notizia del ritrovamento di una persona morta, una delle due persone disperse a Vinci. Siamo comunque ogni ora a contatto con la regione e con i territori locali per dare il massimo supporto ai cittadini del nostro territorio che è stato così duramente colpito. Perfetto, tecnicamente cosa si sta facendo? Qual è lo stato delle cose? Allora, tecnicamente la prefettura, d'intesa con gli altri attori istituzionali che governano il sistema della protezione civile sul territorio, sta lavorando già da 2 giorni attivando il centro operativo di viabilità. Questo per monitorare strade e autostrade. Servizio questo essenziale anche per dare sicurezza alla cittadinanza. Ieri è stato deciso d'intesa con la città metropolitana di attivare il CCS, il Centro Coordinamento Soccorsi, che come vedete siede qui in città metropolitana. Tecnicamente cosa si sta facendo? Intanto si sta affrontando la questione più critica, che è quella di Campi Bisenzio, dal punto di vista dell'evacuazione della popolazione che è stata interessata dall'esondazione dei 3 corsi d'acqua che attraversano la città, dal punto di vista dell'invio degli strumenti tecnici che sono necessari per poter ritornare alla normalità. Sotto questo aspetto devo dire che i vigili del fuoco stanno lavorando per la loro attività di competenza. L'Arma dei Carabinieri ha istituito appositi servizi antisciacallaggio e la città metropolitana, unitamente alle altre componenti della protezione civile e quindi anche al volontariato, che ringrazio veramente tantissimo, si sta attivando per i bisogni più urgenti della popolazione e per i bisogni del tecnico della protezione civile, cioè l'invio di ulteriori idrovore oltre quelle che già abbiamo avuto.
ma l'azione del CCS non si ferma esclusivamente a Campi Bisenzio, va oltre, va ad osservare con grande attenzione l'area dell'Empolese, che ieri comunque è stata coinvolta da un momento di crisi e continua ad esserlo, e l'area del Mugello. Questo non significa che l'attività si fermerà appena, speriamo con una certa urgenza, risolte le questioni che, con le quali, di cui stiamo dibattendo, ma siamo già proiettati in avanti alle prossime previsioni meteo. Siamo infatti in contatto con il Dipartimento della Protezione Civile anche nazionale per un continuo e costante confronto e per una possibile previsione di ciò che potrebbe accadere, in modo da provare ad essere pronti, tenendo presente ciò che ha detto il sindaco. Purtroppo i mutamenti climatici a volte ci fanno trovare di fronte a queste sorprese. Grazie. Grazie a voi. Grazie.